Hunger Games, quindi di Genshin Impact, adesso quello vero, no quello finto. Oh, si parte con il primo bagno di sangue della Hunger Games. Diluc attacca subito Eula, ma Itto la protegge e uccide Diluc. No, 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 Diluc, no, Diluc, no. Diluc, no. Però minchia, Itto che protegge Eula. Itto che protegge Eula. Kay scappa. Rosario scappa, Razor prende i coltelli da lancio, Albedo scappa, Sara scappa, Kokomi prende un tridente, attice Kokomi col tridente, Kokomi col tridente, ci sta, Yanfei scappa, scappano tutti, anche Tartaglia, il mio Tartaglino mi sta ancora qua, di che ci ho già lasciato, com'è possibile, Tartaglino prende i coltelli da lancio, Ball scappa, Bennett trova Zhongli che era nascosto nella cioè come cazzo ha fatto Bennett a uccidere Zhongli? Cioè e non ce la faccio io a fare questi Hunger Games. Cioè con me. Cioè cioè, Zhongli e Diluc. Sono morti Zhongli e Diluc. Come faccio ad andare avanti? Non ce la posso fare. Sempre i migliori se ne vanno. Io non ho parole. Non ho parole. Yoemia scappa. Lumin prende un tridente anche lei. Utao scappa. Scappano tutti. Scappano tutti, ragazzi di Genshin. Scappano tutti. Tutti quanti, traduco io al volo, è uguale, not. E Barbara scappa, Toma, Keqing e Ningguang lavorano insieme e prendono un sacco di roba. Beh, Toma che si allea con Keqing e Ningguang, hai capito Toma? Beh, Mona prende uno scudo, che è probabilmente più grande di lei, però ok. E Heather scappa. E c'è un scappano tutti. In tre hanno preso qualcosa. Tartaglia e Razor hanno preso i coltelli. Toma, Keqing e Ningguang hanno fatto alleanza, hanno preso qualcosa. Mora ha preso uno shield. E basta, gli altri sono scappati tutti quanti. Assurdo. E avanti, è giorno. Toma e Rosaria e Kokomi, ah ok, Toma, Rosaria e Kokomi vanno a caccia di altri tributi. Toma, che è passato da Keqing e non mi ricordo chi, a Rosaria e Kokomi. Cioè, Toma se le fa tutte. Ningguang prende un po' di frutta, mentre Kay, Abale, Chongyun e Tartaglia, anche loro vanno a caccia di altri tributi. Beh, Kay, Abal, Chongyun e Tartaglia non è male neanche come team di Genshin, voglio dire, c'è Val che fa da support batteria Electro, c'è Chongyun e Kay che fanno da support, tra l'altro con risonanza Crio che aggiunge danni Crio, purtroppo Chongyun non baffa Tartaglia, però ci pensa Kay a baffare Tartaglia, non è male se non ti piace. Razor ha ucciso Yanfei! Ha cercato di scappare Yanfei, ma non c'è riuscito! No, Yanfei! Sara e Albedo cercano altri tributi. Barbara è morta mangiando delle bacche tossiche. Addio, Yanfei! Barbara! Così. Ha detto, vuoi io bello ste
fuori. Lumin invece non so che cosa vuole. Ah, distoglie l'attenzione di Mona. Ok, no, niente, succede niente. Si fa degli scherzetti, uno poi va per cavoli suoi e via. Yoimiya implora Bennett di ucciderla, però Bennett si rifiuta. Yoimiya, cioè, il primo giorno già c'ha i crolli psicologici, che non riesce a stare all'interno dell'arena, all'interno della tensione, la morte. E addirittura va da Bennett a dire uccidimi. Certo che Bennett ha ucciso il Zhongli, quindi Yoimiya magari ha scelto bene. Però Bennett si è rifiutato. Utao sta cercando dell'acqua. Keqing scappa da Eula. Eula è incazzata. Itto e Eder si separano per cercare delle risorse. Quando si sono messi insieme non si sa, però si separano per cercare delle risorse. Tutto abbastanza tranquillo, dai. Quattro cannoni. I primi due proprio mi stanno a strappare il cuore. I primi due mi stanno strappando il cuore. Diluc, non c'è più. Zhongli, non c'è più. Yanfei, non c'è più. Va, però, non c'è più un caso. Andiamo avanti. Eder vede un fuoco. Qualcuno ha acceso un fuoco. Eder riesce a vederlo e rimane nascosto. Keia guarda il cielo. Non ha capito il gioco. Razor mette in dubbio la sua sanità mentale. Razor inizia a parlare col suo lupo, con lo spirito del lupo. E cerca di capire se è impazzito oppure no. Keqing riceve forniture mediche da uno sponsor sconosciuto. Vedi Keqing, vedi le belle donne. Vedi gli sponsor pagano. Vedi gli sponsor come pagano. Keqing si becca il primo sponsor. Mentre pure Bennett, attenzione, non solo le belle fighe, ma anche Bennett riceve un esplosivo, altro che forniture mediche. Un esplosivo da uno sponsor. Giustamente Bennett ha fatto bene la prima run. Ha ucciso subito Zhongli che era tra l'altro tra i favoriti di questo Hunger Games. Ti pare che qualcuno non scommette su Bennett? Tac, l'esplosivo a Bennett. Toma continua a farsene tutte. Toma adesso è in alleanza con Mona e fanno a turni per riuscire a sopravvivere. Toma, cioè tutte, non ne abbiamo saltata assolutamente nessuna. Toma Playboy. Albedo è rincoglionito invece, tenta di arrampicarsi su un albero, cade e muore. Cioè, io non lo so. Io non lo so, questo con gli alberi, guarda, è una cosa pazzesca. Lumin cerca di cantare per addormentarsi. Ninna nanna ninna oh, quando nanna chi lo do, lo darò all'uomo. Basta, smetti, non si addormenta, spoiler. Utao, invece vedi altra gnocca, riceve un'accetta da uno sponsor. Ora, a uno gli hanno dato le cure, a uno gli hanno dato l'esplosivo, a Utao gli hanno dato un'accetta. Occhio a Utao. Attenzione perché Sara tende un'imboscata a Balle e la uccide. Qua c'è il tradimento di Sara, che uccide Val. Porca miseria. Si può morire così cadendo all'addio al vedo. E una invece te pareva che non riceve un esplosivo da uno sponsor sconosciuto. Pure lei, mamma mia, pure lei. Bella gnocca, gran gnocca, sponsor. Bene, Neguang, Itto e Chongyun cantano allegramente le canzoni insieme. Ora, Itto e Chongyun ce li vedo pure a cantare allegramente le canzoni insieme. Ma Neguang no. Neguang che è tutta fine raffinata, che si mette a cantare con una bottiglia di rum insieme a Itto, non ce la vede proprio così tanto. Però vabbè, sarà lo stress. Yoimiya e Tartaglia si raccontano le storie l'una dell'altra. Cioè, Tartaglia diciamo che tenta l'approccio, Toma ci riesce, Tartaglia la prende un po' più, capito, un po' più da lontano, un pochino più da lontano, però tenta l'approccio su Yoimiya. Chiamalo scemo, no, ci abbiamo il team dei provoloni, perché Tartaglia e Toma sono dello stesso distretto, Toma se ne sta a fa tutte, Tartaglia fa l'approccio.
non hanno capito il gioco, non è Hunger Game chi se ne fa di più, ma è Hunger Game vince l'ultimo che rimane in vita. Vabbè. Kokomi canta per addormentarsi e Rosario invece da sola, ormai senza Barbara che si è suicidata con le pacche, va avanti per la sua notte. Giorno 2. Ma porco, Sara è caduta nel lago di ghiaccio e annegata. Keqing ha strangolato Yoimiya. No, Keqing! Keqing! Yoimiya, e adesso come si fa? Tartaglia ci stava provando. Gli hai ucciso la provola. Tartaglia adesso si incazza. Rosario è tutto contento perché ha scoperto un fiume. Ether viaggia verso un punto più elevato, quindi sopra una montagna, per avere più più vista. Itto sente Tartaglia e Lumin parlare in lontananza. Tartaglia e Lumin parlano, adesso si dice così, parlano in lontananza. Certo, tra Tartaglia e Lumin pure su Gale ci fanno roba, e parlano in lontananza. Itto guarda e tu sali, fa Dragons, parlano in lontananza. Vince chi sono io, chi chiama Tom, ha già vinto a questo punto. E parlano comunque, e però tu sali e guarda. Neguang si prende cura delle ferite di Utao. Oh, la scena d'amore, la scena tenera, carina. Neguang, basta, smetto. Chungyung riceve cibo fresco da uno sponsor sconosciuto. Hai visto pure Chungyung? Hai visto pure Chungyung che riesce a tenere un po' di sponsor nonostante i pezzi di gnocca? Kokomi e Keiya litigano. No, Kokomi, Keiya e Mona litigano. Mona uccide tutti. No, Keiya! Keiya! Keiya da Mona, però guarda, la vita è proprio brutta. Non ho capito che cosa fanno Rosario ed Eula, però Bennett si fa una baracca, dice dopo che ho fatto uno sterminio mi faccio una baracca. E Toma, giustamente Toma è stanco. Giustamente Toma è stanco di tutto il lavoro che ha dovuto fare in questi giorni con tutte queste ragazze. E si mette a cogliere dei fiori per tentare l'approccio con la prossima ragazza. vedi le tecniche di Toma. Toma non ha capito il gioco. Toma non ha capito il gioco, non ha capito l'Hunger Games, che cosa si deve fare. Non ha capito. 6 colpi di cannone. Quel deficiente di albedo che si è buttato giù da un albero. Bal, Sara, cioè Sara ha ucciso Bal e poi Sara è morta perché è caduta nel fiume. Yoimiya, Kokomi e Keiya. Quindi no, niente, Rosaria con non mi ricordo chi, non è successo niente. Non è successo niente. Andiamo a vedere un po' lo status per quanto riguarda i distretti. Distretto 1 ha fatto una fine, cioè indecorosa il distretto 1. Distretto 2 sopravvive in Guang. I due fratelli gemelli, Lumine ed Ether, distretto 3 ci sono tutti quanti. Utao è rimasta da sola, Rosario è rimasta da sola perché Barbara è deficiente, Itto è rimasto da solo, Keqing e Mona molto molto brave, Thomas e Tartaglia stanno giocando ad altro, Razor e Bennett. E il distretto 9, raga, uccide. Il distretto 9 uccide un bot, hanno fatto più kill loro di tutto il resto. Distretto 10 ha fatto brutta fine. Distretto 11 sopravvive molto molto bene. Distretto 12 brutta fine anche loro. Molto molto bene. Mona riceve dell'acqua pulita da uno sponsor sconosciuto. Non si sono resi conto che Mona è una maga d'acqua, quindi l'acqua pulita potrebbe farla a prescindere. Però pezzo di gnocca, tiec, lo sponsor arriva. Itto cerca di cantare per addormentarsi. Itto è rimasto da solo. Razor piange per addormentarsi, cioè le crisi isteriche. Razor, lui non voleva essere lì, non voleva stare lì,
E niente, lui è depresso, ha ucciso le persone, ci siamo persi Razor, sanità mentale di Razor sotto zero. Bennett e Rosaria si raccontano delle storie su se stesse. Adesso c'è Bennett che tenta l'approccio su Rosaria, ma penso che sia proprio il contrario. Cioè Bennett ha capito dove sono, Bennett ha visto la crisi di Razor, quindi tenta di prendere la fiducia di Rosaria per poi ucciderla. O forse è il contrario, Rosaria ha visto che Bennett è pericoloso e tac, tenta l'approccio per poi ucciderlo nel sonno. Ma vediamo Bennett e Rosaria come si evolve. Quando ho letto che Tartaglia si arrampica su un albero, ho detto già, è calla, pure questo è morto, è cascato ed è morto. E invece no, Tartaglia, bravo child, amore mio, riesce ad andare su questo albero e riposarsi. Lui non cade, non è come Albedo. Utao ancora si prende cura delle sue ferite. Quando si è ferita non si sa, però Niguang c'ha le ferite, cioè Niguang aiuta Utao per le ferite. Mo Utao si cura le ferite, è tutta ferita, tutta acciaccata. Lei non voleva venire, non voleva. È successo e mo bestemmia, un giorno sì e l'altro pure. Toma invece ha un affronto con Niguang, la sconfigge ma le risparmia la vita. Hai capito Toma, gli risparmia la vita perché poi dopo una litigata si fa all'amore. Pure Niguang presa, Toma un mattatore. Toma è un mattatore in realtà, voi lo vedete così, carino e simpatico, coccolino, molto cute, tutto. E invece è un mattatore, una cosa pazzesca. Non ne molla una, Toma, non ne molla una. Toma, che ci frega della vita, noi pensiamo alla fregna. Molto bene. Chongyun fa entrare Lumine nel suo rifugio. Chongyun, mi sa che ha visto Toma, ha detto, mi sa che cambiamo gioco. Cambiamo gioco. Chongyun con Lumin però sarebbe una bella coppia, sono molto carini, però in realtà Lumin ha un ciuscio con Tartaglia, vabbè. Eder piange perché Lumin, la sua sorella, lo ha abbandonato per andare dentro a casa di Chongyun e quindi Eder piange perché non si può fare così. Kiching chiede aiuto a chi non si sa, però chiede aiuto, probabilmente sta facendo un TikTok davanti a qualche tipo di telecamera per farsi arrivare uno sponsor. Eula invece si è persa. Eula non sa più dov'è. Chissà se riuscirà a trovare qualcuno o a trovare un posto sicuro dove passare la notte. No! Bennett! Il matator! Ha teso un'imboscata a Mona! E l'ha uccisa! Il mattatore Bennett è tornato! Di Bennett non bisogna fidarsi. Mai fidarsi di Bennett. Bennett ha fatto le stragi. Kiching invece pensa a un po' di pesci. C'ha fame, c'ha assolutamente fame. Io non voglio leggere Tartaglia e Chongyun. Niguang, Eula e Lumin litigano. Lumin uccide tutti. Lumin dopo la notte con Chongyun è tutta arzilla che va a raccontare a Niguang e ad Eula che cosa è successo e presa dall'arzillio di Chongyun le fa fuori tutte e due. Adesso siamo arrivati a Tom e Chongyun. Io non voglio leggere Tom e Chongyun. Tartaglia attende a Chongyun ferite. Ah, quindi è quello che è successo prima. Ma non ho capito che vuol dire questa frase. Bene, né Tartaglia né Chongyun sono morti probabilmente. Io Già stavo pensando al peggio. Eder riceve un'accetta da uno sponsor. Attenzione, qui l'inciso amoroso si fa intrigante. Lumin ha fatto cose con Chongyun, ha ucciso Niguan e Eula. Probabilmente Eder vorrà andare a sistemare Chongyun con l'accetta. Può essere. Itto viaggia per un terreno più elevato. Attenzione, Razor scappa da Utao. Razor scappa da Utao, quindi tenta anche lui di fare un'altra kill, ma non ci riesce su una Utao ferita. Toma viene punto da spine mentre raccoglie le bacche. Prima raccoglie i fiori, si fa le tipe, mo dopo i fiori
tenta l'approccio con le bacche. Ora, Tom, c'hai 2 graffietti. Occhio a non infettarti, che va tutto. 2 graffietti vanno benissimo. Tranquillo, Tom. Puoi continuare. Attenzione, attenzione, perché c'è l'offerta di uno sponsor verso Rosaria. Ti vuole fare un pranzo, quindi prima i fiori, poi il pranzo. Quindi sponsor per Rosaria. Quindi Rosaria c'ha roba. Rosaria c'ha roba. 3 colpi di cannone. Mona, Niguang ed Eula ci lasciano per sempre. Ci lasciano per sempre. Notte 3. Razor, Utao e Toma dormono a turni. Ora, Utao ci dovevamo ancora provare. Ci stai provando. Però Toma, devi stare attenta a Razor, perché Razor sta a fa i casini. Razor sta uccidendo le persone. Toma, stai attento a Razor. Kecing fa una trappola e riesce a uccidere Aether. No, Lumi rimane da sola. E Chongyun, secondo sponsor per lui, gli danno l'accetta. Bennett sconfigge Itto, ma gli risparmia la vita! Bennett sconfigge Itto, ma gli risparmia la vita! Bennett sta facendo un sacco di uccisioni, un sacco di duelli, vince i duelli, ma alla fine molto spesso non riesce a completare la sua azione. Che infarto, sì, ma no, Bennett su Itto no. Però gli risparmia la vita. Sotto vedo Tom. Ti prego. Attenzione. Anche Tartaglia ficca. Tartaglia, l'approccio riuscito. Tartaglia e Tom hanno sbagliato gioco. Non è Temptation Island. Qualcuno li fermi. Non se ne può più. È un disastro. È un Matator. Ma lo so, ma il distretto loro cos'era? Il distretto a luci rosse? Ma non ho capito io. Lumin invece ha un'infezione purtroppo e tenta di curarla. Vedremo se sopravviverà all'infezione oppure no. Kecing cerca di dormire tutto il giorno. Non è un'ottima tattica, però ok. Toma è riuscito a scoprire un fiume. Finalmente riesce a guardare anche altro, oltre che alle gnocche. Guarda anche il resto del mondo che lo circonda. E Rosaria invece raccoglie un po' di frutti da un albero. Rosaria, che è totalmente cambiata dalla sua notte insieme a Tartaglia, che si sono coccolati, si sono detti le paroline dolci. Adesso lei vuole fare la brava fidanzata e cerca di organizzare un pranzo al suo Toma. Mentre Bennett, concentrato sul suo obiettivo, fa una fionda, perché dice: perché no? Un'arma a distanza. Ovvio, l'arma a distanza è buona. Razor invece ruba a Chongyun mentre lo sta guardando. Attenzione, perché Chongyun aveva l'ascia. Quindi può essere che Razor ha rubato l'ascia a Chongyun. Tartaglia esplora l'arena. Cioè, finalmente Toma e Tartaglia hanno capito. Toma e Tartaglia hanno capito dove stanno. Hanno capito che non è Temptation Island. E hanno iniziato i loro Hunger Games adesso, al giorno 4. Poteva andare peggio. Utao pensa alla casa. Lumin si sloga la caviglia mentre sta scappando da Itto. Cioè, Lumin, una tragedia dopo l'altra. C'ha l'infezione, c'ha il taglio con l'infezione, c'ha una caviglia slogata. Però sta ancora lì, cioè il fratello è morto. Lei sta lì. Sta esplorando per vedere il punto migliore per l'appuntamento. Giusto, non ci ho pensato. Un solo colpo di cannone per Aether che ci lascia. Oh! Ennesimo approccio riuscito per Toma. Ennesimo. Eroe. Eroe. Se no,
tartaglia. Cioè, mentre Tom e Utah si tengono la mano, pure Tartaglia si è data fa. Perché Tartaglia è riuscito a dormire con Rosario Rumin. Mi sa che aveva ragione Phoenix. Non hanno capito ancora che cosa devono fare. E loro sono ancora convinti di stare su Temptation Island. E il bello è che stanno vincendo Temptation Island. Itto è stato svegliato dagli incubi. Itto, poverino, non sa più che fare. Sta crollando psicologicamente. Chongyun e Razor si rannicchiano insieme. Abbiamo anche la love story e le GPT. Però effettivamente, adesso che li guardo così, Chongyun e Razor non sono male insieme. Hanno tutte e due le Claymore. Uno è Elettro, uno è Crio. Quindi hanno la risonanza dell'Overlord, che non è male. Abbiamo anche un po' di LGBTQ. Ah, il Superconduct, è vero, Superconduct. Hai ragione, Superconduct. Chissà, Chongyun e Razor. Kiching pensa alla casa e Bennett tenta di accendere un fuoco, ma senza successo. Sponsor, date a Bennett un accendino, altro che le accette. Kiching attacca Tartaglia. Ma riesce a scappare. Che colpo. Tartaglia scappa. Non voleva far del male ad una donna, giustamente. Chongyun, Lumine, Razor, Itto e Toma. Abbiamo fatto una mega squadra. Cercano gli altri tributi. Toma cerca altro, secondo me, però fa finta di niente. Bennett invece viene spunto dalle spine mentre raccoglie le bacche. Utao fa pratica con l'arco. Rosaria muore per un'infezione. Un colpo di cannone. Rosaria non c'è più. Lumin nella notte si sveglia per gli incubi. Kiching cerca di cantare per addormentarsi. Utao, che si teneva per mano con Toma, implora Tartaglia di ucciderla. Crollo psicologico per Utao, che si rifiuta mantenendola in vita, perché sa che in questo momento Utao deve essere protetta da Toma. Pochi cazzi. Itto canticchia. Happy birthday to you, awa awa, happy birthday to you, awa awa, happy birthday to Drowler, happy birthday to you, awa awa. È il doppiaggio di Itto, non è colpa mia, è il doppiaggio di Itto. Razor vede un fuoco e rimane nascosto. Chi sarà di quel fuoco non si sa. E anche Toma vede lo stesso fuoco di Razor, ma rimane nascosto. Giustamente tutti vedono il fuoco, ma nessuno vede di chi è il fuoco. Chongyun si perde. È il fuoco di Chongyun. Cioè, là c'è l'acceso, si è perso. E Bennett si arrampica su un albero per riposare. Lumin e Itto litigano per la carne cruda. Ma Lumin si arrende e scappa. Quindi la carne se la prende Itto e si fa una bella bistecca. Tartaglia! Tartaglia trafigge Bennett alla schiena con un tridente! Tartaglia! 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 Tartaglia riesce a uccidere l'uomo più pericoloso di questo Hunger Games! L'uomo più pericoloso di questo Hunger Games! Vedi che Tartaglia, lui, nella sua ignoranza, nel suo fare altro fino adesso, in realtà ha capito tutto. In realtà è una tattica, è solo una tattica. Kiching, Razor, Utao, Chongyun si riescono a prendere del cibo. Quindi c'è un bel agglomerato. C'è la coppia Razor Chongyun e Utao che ha tradito Toma. Utao che tradisce Toma per andare con Chongyun, Razor e Kiching. Toma decide di non andare al banchetto. Quindi è stato rifornito il centro dell'arena. E Toma dice: mi faccio i cazzi miei,
ci ha fatto un mezzo pensierino, poi ha detto ma dov'è Utao? E ha pensato a riprendersi Utao. Lumine scappa da Chongyun. Razor spara una freccia nella testa di Utao! No! Razor! Avevano fatto comunello! Utao, ti sta bene! Hai tradito Toma! Hai tradito la sua fiducia! Hai tradito Toma! Ti sta bene! Ti sta bene! Ti sta bene! Vedi a tradire Toma! Vedi a tradire Toma! Che succede? Oh, non si tradisce Toma, che stava cercando la legna Toma, no, stava cercando solo della legna da ardere. Toma proprio non sa che cosa fa, che cosa deve, non sa, lui non si sa, lui il campeggio, un campeggio particolare, ma sempre un campeggio è. Itto cerca di dormire, Tartaglia di nuovo esplora e Keqing, attenzione perché c'ha un esplosivo. E Itto non c'ha voglia proprio, fa un cazzo, niente proprio. Neanche tentare gli approcci, niente, lui non fa niente. Keqing, attenzione perché ha un esplosivo. Keqing diventa pericolosa. Keqing diventa pericolosa. Due colpi di cannone. Bennett, MVP dell'arena, ci saluta. E Utao ci saluta. Ci ha regalato momenti dolci, Utao, dai. Chongyun chiede aiuto. A chi? Non si sa. Però Chongyun chiede aiuto. Keqing fa qualcosa con Itto, non ho capito bene che cosa, mentre Lumin, Tartaglia, Toma e Razor, con Toma e Tartaglia che si sono riuniti, si raccontano storie di fantasmi per alleggerire l'atmosfera. Storie di fantasmi che sicuramente Utao ha raccontato a Toma. Adesso Toma le racconta a tutti gli altri, con Toma e Tartaglia che si raccontano delle conquiste. Chissà, chissà che cosa succederà il prossimo giorno. No! La coppia scoppia! La coppia scoppia! Chongyun spezza il collo di Razor! Spezza il collo! Spezza il collo di Razor! No! Loro due che si erano rannicchiati nello stesso letto per scaldarsi. Chongyun voleva solo una battevia e Razor invece voleva una storia duratura. E Chongyun gli ha fatto capire che non era il caso. No! Sono tristissima, c'era la love story tra Chongyun e Razor. Keqing raccoglie i fiori. No. No, raga, non ce la faccio. Toma Itto. Toma Itto. Non riesco. Toma Itto. No, no, raga, è giunto il momento. È giunto il momento. No, ho paurissima, non ce la faccio. Ho paurissima, non voglio leggere. Non voglio leggere, non voglio leggere, non voglio leggere. Toma e Itto cercano gli altri tributi. Se li sono persi, quindi li cercano. Meno male. Meno male, che ansia, che ansia. E attenzione, Tartaglia riceve dell'acqua da uno sponsor sconosciuto. Raga, molto tranquillo, cioè siamo arrivati al giorno 7, è una settimana che questi stanno dentro l'Hunger Games e hanno fatto tutt'altro. Un colpo di cannone di Razor. Un colpo di cannone, Razor ci lascia per mano di Chongyun dopo che Razor e Chongyun avevano passato una notte molto particolare. Mi sono apparsi così. Mi sono apparsi così. Ho avuto un attimo di paura. Itto e Toma continuano a fare i loro discorsi. Fanno una tregua. Stanno insieme. Stanno lì. Fanno compagnia. Tartaglia e Chongyun parlano di tributi ancora vivi. Pure loro fanno un po' di conversazione. Keqing uccide Lumin per i suoi rifornimenti. Gli uomini stanno facendo campeggio. Le donne invece si sono massacrate l'una con l'altra. Si sono massacrate. Keqing scappa da... Yeah.
è bellissimo. È bellissimo. È meraviglioso. Meraviglioso. Dicevo, Kiching e Tartaglia hanno fatto un fight e alla fine Kiching è scappata da Tartaglia. Mentre Itto muore per dissenteria. C'ha uno un attacco di cacarella fatale. La cacarella fatale, io non ci posso credere. Ma pure Itto poteva pensare benissimo alle love story, invece no. E invece no, lui è morto per una cacarella. Toma invece sta a caccia di pesci con un tridente, quindi Toma pesca. Continua a fare il suo campeggio, Toma, praticamente. E tranquillo, il fuoco, gli inciuci amorosi, i pesci, i fiori, le bacche, lui, tranquillo. Chongyun invece pensa a fare una bella lancia di legno. Notte 8. Sono gli ultimi 4 partecipanti degli Hunger Games che invece di uccidersi l'uno con l'altro sono i furbi, hanno detto ma noi sediamoci tutti in un punto, facciamo campeggio e raccontiamoci le storie. Non hanno capito, cioè Toma e Tartaglia continuano a non aver capito un cazzo. Kiching e Chongyun si sono adattati, hanno capito lo stile, che lo stile di Tartaglia e Toma funziona, hanno detto vabbè, se non puoi batterli unisciti a loro. Cilladissimi, va bene così. Diciamo che queste edizioni di Hunger Games non le sta guardando più nessuno perché dice non combattono. Sono gli ultimi 4. Sono gli ultimi 4 e c'è Tartaglia che riceve forniture mediche e fin qui va bene. Kiching sta stalkerando Chongyun. Mi sa che Chongyun si sta a fare attivo il bagno e Kiching allunga l'occhio. E Toma continua a fare le sue attività di campeggio cogliendo un po' di fiori. Ah, giustamente nessun tributo è caduto, quindi non si sentono colpi di cannone. Sì, che so caduto, stanno a fare campeggio quelli. No, non ci posso credere. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Toma ferisce Chongyun. Toma ferisce Chongyun. Quindi non è detto che Chongyun muoia, però lo ha ferito. Tartaglia sta pensando alla casa, ma è morta Kiching. È morta Kiching per un'infezione mentre stalkerava Chongyun. Sono rimasti in 3, di cui 2 che pensano di essere a Temptation Island e si sono fatti mezzo roster. Ma com'è possibile? Allora Toma e Tartaglia sono gli unici che hanno capito qual è il gioco. Sono gli unici che hanno capito cos'è il gioco. Così si giocava gli Hunger Games. Mica bisognava ammazzarsi, bisognava farsi i cazzi propri. Signori, occhio perché potrebbe esserci una strage finale. La strage finale. Era il personaggio. Toma, Tartaglia e Chongyun litigano e alla fine Toma li uccide trionfalmente entrambi. Toma vince gli Hunger Games, ma non solo vince gli Hunger Games, ma Toma se le ha pure fatte tutte. Toma è riuscito a farsi tutte le donnine presenti agli Hunger Games e li ha pure vinti. Cioè, lui non ha vinto gli Hunger Games, lui ha vinto tutto. Tutto! Maestro! Dovete imparare da Toma! Dovete imparare da Toma! Toma è il maestro, è la guida della vita. Leggenda!
giochi gli Hunger Games, ti fai tutte le donne che ci sono e li vinci. E li vinci. E li vinci.